presentata sabato pomeriggio al centro giovanile di Viale Mattarella d'Avola la quarta edizione di Facciamo anche noi Judo, lo sport senza barriere integrato anche per ragazzi e ragazzi diversamente abili. Alla presenza di tanti giovani che praticano il judo e del neo assessore allo sport Giuseppe Morale, Massimo Bellomo del Judo Club di Avola di Via Santa Lucia, la psicologa Sabina Inturri e il professore Giuseppe Cataudella dei Superabili e insieme al testimonial francese Fabrice Picot dello sport integrato hanno relazionato sulle esperienze, sulle nuove opportunità e sulla normalità di impegno con cui i diversamente abili svolgono attività sportive come il judo e il basking. Lo sport è una lingua universale che parla di valori come lealtà, rispetto, disciplina, impegno, determinazione e gioia. Una lingua che accomuna le età, la nazionalità, i grandi campioni e gli appassionati sportivi di tutti i giorni. Ieri 3 giugno quindi è stata la giornata nazionale dello sport. A proposito di questa iniziativa, Massimo Bellomo ha puntualizzato che non si tratta di una manifestazione che si ferma solo sulle dimostrazioni o sulle gare, ma con la visita dei luoghi e delle diverse attività di socializzazione che si attuano nei giorni degli incontri, si stabilisce un clima di amicizia che fa diventare unico questo stage internazionale di grande apertura per le reali esperienze che arricchiscono e coinvolgono tutti. Una esperienza unica e questa quarta edizione di Sport Integrato, anche noi facciamo judo, si è svolta principalmente ieri perché è inserita nella 9ª giornata nazionale dello sport. Nel corso della presentazione di sabato sera, la dottoressa Sabina Inturri ha parlato delle motivazioni con le quali si stanno portando avanti queste due discipline, il judo e il basking, per l'integrazione piena dei diversamente abili in un concetto di normalità vissuta da tutti senza differenze. La disabilità e il concetto delle barriere, ha detto, è una cosa che è verificata tutti i giorni nelle cose che facciamo. Se si impone la lingua dello sport, capisci meglio anche la vita.